Tutte le storie iniziano con un seme. Quando si pianta un seme, lo si lascia crescere e si aspetta di conoscere la sua storia. Noi abbiamo deciso di piantare il nostro seme a Recco, in Liguria, sul Mar Mediterraneo, in Italia settentrionale. Come accade in natura, ogni cosa si muove in cerchio, e per un buon motivo. Non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione. Giovanni Boccaccio, scrittore e umanista, aveva scritto il Decameron dopo essere fuggito dalla città per scappare alla minaccia della peste. I ragazzi del Decameron si raccontavano delle storie, suonavano la musica in un luogo piacevole e di antica poesia. Alcuni dicono che per sopravvivere abbiamo bisogno di raccontarci storie. Noi vorremmo aggiungere che se vogliamo vivere nel pieno delle nostre potenzialità, dobbiamo anche nutrirci di bellezza. E quindi eccoci qui. Con il nostro viaggio abbiamo piantato il seme in un luogo di straordinaria bellezza ed è qui che vogliamo che cresca. Vogliamo passarlo alle generazioni successive e condividerlo, perché non si deve necessariamente possedere la bellezza per apprezzarla, ma è un'ottima idea prendersene cura, mantenerla viva. Spalancate la finestra ad una ricchezza di opportunità, respirate, infondete vita a quello che già esiste, ovvero l'immaginazione e la capacità di creare. Sintonizzatevi su questa creatività, risvegliate i sensi. La creatività è l'ossigeno per l'anima ed ogni volta che la utilizziamo contribuiamo alla crescita individuale e ci avviciniamo sempre di più gli uni agli altri. Per tanti anni abbiamo promosso la creatività e sviluppato ambienti creativi. Il primo passo è sempre riunire le persone, farle incontrare. Noi incoraggiamo gli scambi. Rendiamo attrattiva la collaborazione in ambienti dove la creatività può essere facilmente risvegliata e dove ognuno sente di potersi aprire in sicurezza. Come vogliamo fare la differenza? In quanto creatori, comprendiamo l'arte del fare assieme. Comprendiamo come creare può trasformarci e direttamente contribuire al nostro benessere. Casa Benedix può essere un porto sicuro dove permetteremo alla creatività di prosperare, dove la coltiveremo. Sarà un luogo dove sentirsi completi. Come ci riusciremo? È molto semplice. Utilizzeremo lo strumento più potente, le nostre mani. Siamo pratici, siamo responsabili, siamo entusiasti. E questo è il motivo per cui offriamo attività interessanti che si concentrano sulle arti performative, l'istruzione, il cibo e l'ecologia. Non conosciamo tutto, non c'è bisogno di farlo. Possiamo scambiare le nostre conoscenze ed esperienze imparando gli uni dagli altri. E se abbiamo lo spazio per assimilare e riflettere, possiamo imparare più velocemente, grazie a coloro che vogliono trasmettere le loro conoscenze. In questo modo, creando spazi, impariamo a stare di nuovo assieme. Abbiamo conoscenza e creatività da respirare. Utilizzeremo gli spazi esterni per creare il nostro orto. Ci saranno aree e spazi per concerti e teatro che animeranno il meraviglioso giardino botanico che circonda gli edifici. Animeremo gli spazi interni e quelli esterni con attività ed eventi. E poi? Poi ci riuniremo, ci daremo il benvenuto, ci raccoglieremo a tavola per grandi conversazioni, grandi storie che condivideremo attorno a un pasto. E c'è abbastanza spazio nel castello per tutte le attività e per ospitare dalle 14 a 36 persone che trarranno grande beneficio dal soggiornare qui. Questo è il pian terreno, con la grande terrazza che si estende all'esterno, con accesso alla cucina e all'area mensa, sia dall'esterno che dall'interno. Ci sarà la possibilità di fare corsi di cucina, ristoranti pop-up dove invitare grandi chef da tutto il mondo, in una sinfonia di sapori che si uniranno a quelli degli straordinari chef locali. Nel seminterrato ci sarà uno spazio per la danza, il teatro, i corsi di ceramica, la fotografia, le attività di storytelling e il cinema, con accesso diretto dall'esterno. In questo modo sarà possibile separare questi spazi dal resto del castello quando ci saranno eventi che si svolgono contemporaneamente. Salendo le scale si passa ai piani superiori, con 14 camere, ciascuna con i propri servizi e con terrazzini privati. E all'ultimo piano due dormitori, che potranno essere trasformati in aree di lavoro oppure spazi extra. E per finire, la torre, per godersi il panorama. Siamo ben consapevoli che tutto questo sembri una sfida. Com'è possibile, vi chiederete, unire tutti i puntini?
Come riuscire a rendere questo immobile attrattivo, sostenibile e vantaggioso per investitori, comunità locale e future generazioni? Beh, non è fantascienza. Infatti, crediamo di avere la risposta a questa domanda. E siamo pronti a fare qualsiasi tipo di lavoro. Perché è questo quello che facciamo. Creiamo gioia e la diffondiamo nel far diventare Casa Benedix un progetto sostenibile a livello ambientale, cosicché abbia un impatto sia sociale che economico. La differenza che facciamo quando attiviamo e soffiamo vita creativa negli spazi dal retaggio culturale è pura magia. Magia a portata di mano. Ovviamente ci sono delle spese, ma anche delle entrate. Con questo progetto stiamo creando posti di lavoro per la comunità locale, assicurando la sostenibilità di Casa Benedix e il suo mantenimento con una serie di masterclass, corsi per università. Fra l'altro, inviteremo le aziende ad utilizzarlo come luogo d'incontro e documenteremo il tutto con una TV scandinava, dando valore a tutte le capacità creative e alla conoscenza che contribuisce al nostro benessere e alla nostra salute. In questo modo daremo la possibilità a Casa Benedix di produrre entrate, giacché sarà utilizzata come setting e location per film e programmi televisivi. I tre edifici, distribuiti sull'1,2 ettari di terra, devono rimanere un'entità. Il Castello Rosa è un edificio protetto dal 1898, con circa 1200 metri quadrati. La villa, di circa 500 metri quadrati, e la Casa del Casigliano, di circa 250 metri quadrati, sono entrambi edifici ad uso residenziale. 2x2 Creators si occuperanno dei lavori di ristrutturazione, che saranno effettuati utilizzando materiale ecosostenibile e in stretta collaborazione con un architetto locale. 2x2 Creators si occuperanno anche della gestione di Casa Benedix e di facilitare il lab culturale. Ci sono vari modi per essere parte di questa rinascita. Abbiamo l'obbligo di guardare avanti quando parliamo di investire nel nostro futuro. E noi vogliamo guardare ben oltre i nostri obiettivi per i prossimi 3, 5 e 10 anni. Vogliamo molto di più del semplice vissero felici e contenti. Siamo pronti per iniziare questo progetto, mattone dopo mattone, passo dopo passo. Crediamo che tutto questo sia possibile, soprattutto se uniamo le forze. Se volete essere parte di questa nuova avventura, potete investire direttamente nella fondazione della proprietà. Il prossimo passo è la ristrutturazione. Poi ci saranno le attività di Casa Benedix e i lab culturali. Nessun edificio è felice se vuoto. Tutto quello che investiamo nella ristrutturazione, le attività dinamiche e variopinte sono la chiave di questa rinascita. Una volta raggiunti tutti i traguardi, posato tutti i mattoni e unito tutti i puntini, avremo aggiunto valore sia all'edificio che alle nostre vite. Maggiore l'investimento, maggiore il valore aggiunto acquisito dall'immobile nel caso in cui dovesse essere poi rivenduto. Il valore dei lab culturali, la riattivazione dell'immobile, i semi creativi e della conoscenza che stiamo per piantare, beh, questi sono senza prezzo. E fortunatamente, speriamo che continueranno a dare i loro frutti anche negli anni a venire.